Del Corriere Romagna, buonasera a tutti. Siamo qui a Misano dove si sono da poco concluse le qualifiche della gara sprint del World Challenge Fanatec GT3 che si svolgerà domani qui sul circuito dedicato a Marco Simoncelli. Il risultato è ottimo per Valentino Rossi. Maxime Berger, il suo compagno, è riuscito a centrare il miglior crono in 1:31,437 nella prima qualifica e quindi l'equipaggio della BMW WRT numero 46 Berger e Rossi partirà dalla pole position nella prima gara delle ore 14. Prima gara delle ore 14 che è positiva anche per il riminese Mattia Drudi che si qualifica con un ottimo terzo tempo. E quindi farà il primo turno di guida e lascerà poi l'abitacolo della sua Aston Martin numero 7 al Berger Baert, il suo compagno di squadra. Sempre nella prima gara, secondo posto per Green con una delle Ferrari dell'Emilfray, mentre partirà indietro Dries Van Thor che aveva centrato la pole position ma gli è stato cancellato il giro. Dries Van Thor che è compagno di team di Valentino Rossi e di Maxime Martin e che è stato parzialmente vendicato dal suo compagno di abitacolo Charles Wertz che ha preso la pole position di gara 2, quella che partirà alle 21 e che sarà veramente molto eccitante, una gara al buio. In 1:31,558. Secondo posto per la Mercedes di Auer, terzo posto per la Ferrari Frey di Altoé e quarto per l'Audi di Gachot. Bravissimo Valentino Rossi che si è qualificato quinto, sarà il primo a fare il turno, poi lascerà l'abitacolo a Martin. È andata male invece a Drudi perché il suo compagno di squadra, Baert, non ha fatto meglio del 17esimo e quindi in gara 2 il romagnolo dovrà inventarsi qualcosa per recuperare qualche posizione. Non sarà semplice. Un saluto a tutti e un arrivederci presto.